Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con noi che abbiamo riottenuto i nostri poteri. E non solo li abbiamo riottenuti, ma li abbiamo anche amplificati. Problema però, nostra sorella è scomparsa, o meglio, è stata rapita da un mostroide gigante. Quindi avviamo la nostra nuova missione. Prime e ultime cose. I need to find the hunter that took Dana. This hunter you're looking for seems to be a variant of the species. Okay. It fulfills a leader role. The other hunters take cues from it. If you can find and consume a leader, it may give you indications where the focus of the virus is. Beh, potrebbe essere una soluzione. Right now is Dana. Beh. Vai e cerca. La mia unica preoccupazione è mia sorella. E chi ti ha detto leader niente? Hunters. Vai. I know the one that took Dana. If I can find him, then I can consume him. Then I can find her. Esatto. Iniziamo a cercarne uno. Poi quello che succede, succede. Ad esempio, guarda lì sulla minimappa che cosa sta succedendo. Ci sono un sacco di mostroidi giganti, ovviamente. E guarda lì là. Va bene, non importa. Iniziamo ad andare al punto di ritrovo. Vai qua, ecco fatto. Sono cattivo io. Eccolo. Beccati questo. Calmo. Calmo. La madonna. Ok, ci hanno sgamatissimo. Allora, calmi tutti. Mangialo. Mangiala. Dobbiamo. Ecco fatto. Consumiamo più gente possibile. Ecco fatto. Volevo cambiare. Che cazzo. Beccati questo calcione in faccia. Beccatelo. Stronzo. Penso che l'opzione migliore sia in realtà. Ecco, Dio mio. Allora, prendiamo questo. No, sbaglio. Ecco, perfetto. Dio mio. Allora, calmi. Oh, aspetta. Beccatelo. Beccatelo. Ecco fatto. Brutto stronzone. Dove vai? Dove è andato? Ma porca, non lo vedo. C'è troppo fumo. Non vedo. Che cacchio è? Se rimanesse fermo lo mangerei volentieri. Ecco fatto. Mamma mia. È stato più difficile prenderlo che altro. Perché è grosso e cattivo questo, te lo dico io. Allora, mettiamoci la corazza. Iniziamo intanto a fuggire. Poi. Oh, calmo. Il resto lo vediamo dopo. Aspetta. No, prendi quello. Furto aereo, gli elicotteri. Sì, lo so, non mi interessa in questo momento. Esatto. Mi serviva solo riuscire a togliermelo dalle balle. E ora. Ecco, ho bisogno di mangiare per riuscire a ricaricare un po' di vita. Venite qua un po' tutti che ho bisogno di mangiare. Ecco fatto, finalmente siamo full vita. Cazzo. Era il momento giusto. E entriamo dentro? No, direi che è lui che vuole entrare dentro di noi. Beccati questo.
maledetti stronzi! Dio mio! Ecco fatto! Ui, che fa? Gotta draw this thing to some place where Raglan can take a look. Dio mio! Attira il cacciatore nella base militare abbandonata. Va bene. Forza. Forza bello, seguimi. Allora, devo ogni tanto colpirlo per attirare la sua attenzione. Aia, che male. Oh, calmo, calmo, aspetta. Vieni qui. Ho bisogno di consumarti un pochino. Non mi interessa. È sotto attacco, protegge dai militari e mantiene la sua attenzione su di te. Lo so. In realtà non è vero. Beccati questo. Forza, seguimi. Forza, bello. Dai, 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 dai. Ogni tanto lo colpiamo per riattirare la sua attenzione, ma niente più, niente meno. Ecco fatto, seguimi. Di qua, di qua. Dai, è bello. Ecco fatto, una frustata ogni tanto può farti solo che bene. Dai, seguimi, seguimi. Forza, bello. Merda. Ok, devo smettere di fare il cretino. Devo potenziare un po' il consumo. Ehi, attira. Sì, lo so, lo so. L'ho già presa la sua attenzione. Ho tirato un calcio ora. Forza, forza. Ok. Oh, calmo, dov'è? Ecco, ho perso tutto il suo interesse. Però perlomeno siamo riusciti ad entrare nella trama degli intrighi. Almeno quello. Now I hear these operators are out of Maryland, some fucking division or another. Blacker than black, these fucks. They got no rank, no protocol, they're fucking barbarians. And they're in charge. Stavano per morire veramente male. Strike boss into the zone from the south. Strike boss. Package request confirmed. Sending Delta team to your Vieni con me, tu. Strike package, report to the kill zone. Ok, devo di nuovo mangiare. Mangia di nuovo, perfetto. Forza. Vieni con me tu. Minchia, colpo. Mangia. Dobbiamo continuamente mangiare perché sennò è la fine. Forse è meglio muoversi e basta. Vieni con me. Il problema sai qual è? Mi colpiscono sempre quando sto per mangiare o ho appena finito. E infatti mi ha colpito nel momento esatto in cui stavo riprendendo l'energia. A questo giro sto facendo le cose all'inverso. Sto saltando da un tetto all'altro, cercando sempre di mantenere la sua attenzione su di me. Ecco fatto. Vediamo se la mia idea funziona. Ok, almeno ho la sua attenzione, dai. Almeno da quel punto di vista siamo al sicuro. Dai, dove sei, bello? Preso. Ecco fatto. Se riusciamo a continuare a saltare da un tetto all'altro, siamo al sicuro. Strike
fatto. Ogni tanto gli tiro un calcio, che lui si riattiva l'attenzione. Ogni tanto gli tiriamo un oggetto. Dai. È peggio che un cane sto tizio. A parte che al cane effettivamente non gli tiro i calci volanti, però ehi, non era quello che intendevo. Allora, aspetta che... Non so quanto ci manchi effettivamente all'obiettivo. Fatto sta che sta iniziando a diventare pericolosa la situazione. Dove sei? Forza, forza, vieni e dammi interesse. Eccolo che arriva. Ecco fatto, Dio mio, muoviti. Dai che ci siamo. Avendo fatto tutto sui tetti, siamo molto più al sicuro perché evitiamo tutti gli stronzoni. Dio mio, Dio mio. Ok, calma. Ho bisogno di mangiare. Dai, 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 che ci siamo. Ormai siamo arrivati, su, su. Mangia ancora un po' per sicurezza. Ecco fatto. Forza, grande capo. Dai che ci siamo. Oh, finalmente. Cazzo. Ce l'abbiamo fatta. E l'abbiamo portato qui per il motivo che... Ah, quello dell'altra volta, ok. Per lo stesso motivo dell'altra volta. No, mettiti... Ecco. Perché non cambia? Perché non cambia aspetto l'idiota? Perché non sta cambiando aspetto? Perché ho l'impressione che si sia buggato tutto a merda? Aia! Mi ha fatto il controlancio. Ecco fatto. Non era certo l'obiettivo che speravo di fare, ma ammazzarlo a camionate in faccia, però ehi, ha funzionato lo stesso, no? Missione completata. Minchia, quanti caduti. Questo giro è stata dura. Questo giro è stata dura perché il tizio ci ammazzava veramente con pochissimi colpi. E a quanto pare adesso è sigillato qua dentro. Ma io non riesco a cambiare più aspetto. Il che è un problema. Non riesco a cambiare aspetto, ragazzi. È un problema. Vabbè, quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.